Buongiorno ballerini e ballerini, oggi sono qui con Sara che è un'insegnante di yoga e l'ideatrice del progetto La Scimmia di Yoga. Lei opera sia su YouTube che sul suo sito web con i corsi, quindi oggi ascoltiamo le sue parole e cerchiamo di capire un po' di più di questa pratica meravigliosa che è lo yoga. Buongiorno Sara, tutto bene? Ciao Lea, grazie, sì, tutto bene, tutto bene. Bene, mi fa molto piacere essere qui con te oggi e direi di iniziare subito con la prima domanda che ho preparato, ovvero come è nato l'amore per lo yoga? L'amore per lo yoga è nato da un'esigenza di stare bene, ritrovare un equilibrio che fosse psicofisico, diciamo. Io ho vissuto per 3 anni, vissuto e lavorato per 3 anni a Londra e a un certo punto sono semplicemente esplosa, ho detto ok, basta, non è più la situazione di vita e lavorativa che fa per me e sono rientrata in Italia. In quel momento mi sono, diciamo, guardata allo specchio e ho visto una persona che non mi piaceva, ero diventata molto irascibile, nervosa, insomma ero cresciuta in una persona, in una direzione che non era quella che avrei desiderato per me. E quindi è stato quasi in automatico, no? Sai quando ti vengono determinate idee anche se nessuno te ne ha parlato né niente, anche perché stiamo parlando di diversi anni fa ormai, che quindi adesso, diciamo, lo yoga è molto mainstream, però allora quasi non se ne parlava. Fortunatamente incontrai una scuola proprio vicino casa, mm-hmm. e iniziai a frequentare. E ti dico, all'inizio lo stile che insegnavano in questa scuola è uno stile molto statico, che io sono una persona abbastanza dinamica, mi devo muovere, devo fare, e poi anche il rapporto con l'insegnante credo che sia sempre molto importante, sì. E nessuna delle due cose mi piacque al tempo. Quindi no. Però sai quando senti qualcosa al tuo interno che dici sto cambiando, sto facendo qualcosa, sì, che mi fa bene, mi crea benessere, sì. E quindi ho seguito questa vocina, questo piccolo istinto e ho continuato poi ovviamente con altre scuole, in altri posti, altri insegnanti, però quello è nato proprio come un bisogno, no? di fare qualcosa per me, di volermi di nuovo bene. Bene. Ti capisco perché proprio quest'anno ho deciso a settembre di provare a fare un corso di meditazione e poi ho scoperto la mindfulness, che è molto diversa in realtà dalla meditazione, cioè molto diversa, è diversa, e ho iniziato a fare delle prove per capire quale fosse il luogo più adatto a me, e le prime non sono andate benissimo perché, come dicevi tu, non mi piaceva tanto la modalità, non mi piaceva neanche molto l'insegnante, ma probabilmente non era per me adatto, no? Semplicemente per quello che avevo in testa io. E quindi capisco molto bene questa cosa che dici, ma sentivo che la meditazione era una cosa che volevo proprio sperimentare, che volevo continuare, non dire ok, l'ho provata, non mi è piaciuta, lascio stare, forse non era quello che volevo. In realtà era proprio quello che volevo, semplicemente dovevo trovare la forma giusta per esatto, praticarlo. Sì, sì, sì. Bellissimo. Sì. Con la meditazione è lo stesso, ce ne sono talmente tanti, come la pratica dello yoga, ce ne sono talmente tanti stili diversi e tutto, anche insegnanti, che quindi non è che devi metterci una croce sopra per forza, però devi, insomma, cercare quello che sia più sulla tua onda, ecco. Esatto. E tu invece adesso quali tipi di yoga pratichi o quale tipo di yoga pratichi al momento? Allora, principalmente il Vinyasa yoga, quindi uno stile dinamico, però ho introdotto, in passato ho praticato anche Ashtanga yoga, anche questo è un altro stile dinamico, e nella mia pratica di Vinyasa al momento ho introdotto anche lo Yin yoga, che è uno stile invece molto, ovviamente come dice la parola stessa, Yin, molto calmo. E all'inizio l'ho odiato letteralmente, perché l'idea di stare 3 minuti in una posizione per me è proprio, mi viene un nervoso pazzesco così. Invece, prima di tutto compensa
il mio essere troppo attivo, perché se lascio andare la mia natura, diciamo, vado oltre e faccio troppo. Quindi sto compensando il vinyasa con la pratica di yin. E poi mi è sempre piaciuto sperimentare, quindi negli anni ho provato diversi stili, anche diversi insegnanti per portare sempre qualcosa In più. Bello. di diverso, sì. Sì. E quali emozioni, quali sensazioni ti regala lo yoga? Magari sono anche cambiate nel tempo. All'inizio magari ti approcciavi e sentivi un tipo di emozione, un tipo di sensazione, magari adesso con gli anni, con l'esperienza, cambiando anche, come dicevi, un po' stile di vita appunto dal passato lavorativo, co come ti sei approcciata e quali emozioni ti ha regalato? Che cosa ti suscita tutti i giorni? Sì, come dicevi tu, ovviamente cambia anche perché noi cambiamo, è normale, non sono più la persona che ha iniziato tanti anni fa. E all'inizio il mio approccio era stato principalmente fisico, quindi mi dava un piacere, un benessere che io identificavo come solo fisico, in verità non lo era, però identificavo proprio il desiderio di praticare, la voglia, di sentirmi meglio. E una delle prime cose che mi ha dato lo yoga è più forza e fiducia in me stessa. Non credevo totalmente in me stessa, continuavo a dubitare, a farmi mille domande, a essere super critica con me stessa. Lo yoga invece ti porta a ritrovare questa, chiamiamola fonte, l'energia e fai diciamo dei paragoni, fai delle metafore con quello che riesci a fare sul tappetino, dici ok, allora posso anche nella vita tentare, aprirmi, lasciarmi andare. E questa è una cosa che continua a insegnarmi lo yoga. E ora in questo momento quello che mi dà di più è la sensazione di essere stabile e centrata. Ad esempio, parlando del momento che stiamo attraversando, con la pandemia e tutto quanto, stare sul tappetino o sedermi sul mio cuscino da meditazione è il momento in cui fermo tutto, non ci sono problematiche, non c'è niente, la mia mente si libera nuovamente. E posso affrontare con una mente libera e chiara le problematiche che insomma viviamo, ad esempio, in questo periodo, però in verità no, sempre nella vita c'è In generale. qualcosa in generale. Quindi in questo momento è sicuramente di più la chiarezza e l'ancora per la stabilità. Queste sono le cose che mi dà di più in questo momento. E una curiosità, quanto hai impiegato per riuscire a sederti sul tappetino, sia con lo yoga che con la meditazione? E riuscire veramente ad essere focalizzata su quello che stavi facendo e soprattutto, come dici tu, avere una mente libera. Perché ti faccio un piccolo esempio. Io quando magari faccio yoga mi risulta più semplice perché è un po' più simile alla danza, cioè nel senso che c'è il movimento e quindi la mente è come se si non spegnesse, ma si focalizzasse proprio sul movimento e Certo. quindi sento tranquillità in un certo senso. Però nella meditazione è molto più difficile perché come mi siedo, allora inizio a pensare se è mattina presto, di solito lo faccio di mattina presto, inizio a pensare, ok, oggi devo fare questo, poi no, aspetta, no, fermi, poi devo fare questo, no, connettiti con te, è difficile. Poi ho capito che devo approcciarmi tranquillamente, lasciando andare la cosa, che non posso stare lì e dire, no, aspetta, zitta, zitta, cioè, nel senso, quanto ci hai impiegato a fare questa, avere questa chiarezza mentale, questa... Guarda, non te lo so quantificare in tempo, però allora è molto più facile appunto focalizzarsi quando la nostra mente è impegnata, ad esempio, a seguire il corpo. Io poi sono una persona che di natura, quando inizio a fare magari un lavoro, basta, non esiste nient'altro, mi focalizzo solo su quello. Quindi diciamo che nella pratica delle posizioni mi è venuto più facile. Per la meditazione è stato un po' più complesso e una cosa che ha fatto
definito, insomma, il cambiamento è quando praticare meditazione. Se pratico meditazione subito dopo la pratica delle posizioni, riesco davvero a focalizzarmi. Quindi mi focalizzo sul respiro e entro nello stato meditativo e sono tranquilla e tutto. Se per dire a metà pomeriggio o smetto di lavorare la sera e mi metto a sedere sul cuscino della meditazione, anche io faccio la lista della spesa, no? Con tutte le cose, devo fare questo, devo fare quell'altro, le preoccupazioni, eccetera, eccetera. Quindi almeno poi, come ti dicevo prima, ognuno è diverso, ognuno deve Certo. trovare il suo metodo e tutto quanto. Io quello che trovo è che se riesco prima a... È come se fosse un passaggio, il primo passaggio, nel senso che la nostra mente è sottoposta a tantissimi Stimoli. stimoli, esatto, grazie. incomincio a dire, ok, no, ti occupi solo del corpo, quindi fai mezz'ora, un'ora di pratica e ti occupi solo del corpo e solo della respirazione. Poi ascolti solo la respirazione e poi lascia andare anche quello e entri in meditazione. Quindi gradualmente accompagnare la nostra mente, perché sennò è troppo scioccante, no? Passare dall'attività, ma anche passare dal sonno nel momento in cui ci svegliamo, appena Certo. magari ti fai la doccia, ti sciacqui la faccia, sei già pronta per super attiva, no? Certo. Quindi questo è quello che ho trovato utile. È interessante. Io nella mia completa ignoranza in questo campo, la cosa che mi aiuta è quando chiudo gli occhi, focalizzarmi sui suoni che sento e quindi io immagino di avere come la mia mente come se fosse una tela azzurra. Perché questo colore mi aiuta, mi piace, e poi se sento delle voci o dei suoni diventano come delle chiazze di colore sulla tela e quindi io focalizzo l'attenzione sul suono. Per Bello. adesso così più o meno mi funziona, tipo le macchine che sento passare in questo modo creeranno una scia di colore in questo modo, gli uccelli, delle Bellissimo. cose del genere, perché è più un suono diretto, non lo so, è una cosa che ho trovato per riuscire proprio a avere un focus. Perché altrimenti proprio cioè la mente parte ed è veramente difficile. Quindi boh, io sto sperimentando cose un po' No, ma fai benissimo. così. Tra l'altro è una tecnica bellissima. Anche perché poi, come ti dicevo, ognuno è più sensibile a determinate cose. Probabilmente tu sei più sensibile alla musica, quindi magari anche meditare con i mantra potrebbe essere un buon modo per te per focalizzarti. Ci sono altre persone che invece preferiscono il silenzio assoluto, altre persone che appunto si focalizzano sull'immagine. Insomma, ci sono davvero, davvero mille modi. Dobbiamo trovare quello che è più simile a noi, che Esatto. insomma, su cui ci sintonizziamo meglio, ecco. Esatto. La prossima domanda che voglio farti è come è nata l'idea di trasformare lo yoga, quindi la tua passione, in un business? Per cui YouTube, il sito, i corsi, insomma, se vuoi anche raccontare un po' qual è la tua anche offerta appunto nel campo mediale, ecco. Certo, io ho lavorato sia come grafica facendo sì per fare siti internet. Poi nel tempo ho studiato per iniziare a insegnare yoga e quindi ho pensato di mettere insieme le due cose. A dire la verità, all'inizio avevo pensato solamente di iniziare con il canale YouTube. Era, insomma, la cosa sarebbe finita lì. Diciamo che si sono unite di diverse cose. Io negli ultimi anni ho viaggiato parecchio, ho vissuto in diversi paesi e ogni volta che mi spostavo era abbastanza difficile poi ricostruire, cioè trovare un lavoro in una scuola, ricostruire il circolo di studenti, anche perché poi a un certo punto ho cominciato a spostarmi in paesi dove non parlavo la lingua, tipo a Taiwan. Wow. E quindi, sai, con l'inglese ovviamente te la cavi, però quando arrivi in questi posti, a Taiwan, anche tra i ragazzi, pochissime persone parlano inglese o lo parlano abbastanza bene da seguire una lezione comunque di yoga. E quindi mi sono detta, no, però io non voglio abbandonare l'insegnamento, vorrei poter continuare comunque.
diciamo anche ispirata perché comunque guardavo anche tanti altri yogi online, soprattutto americani, ho detto ok, proviamo a fare un progetto italiano che così riesco a portarmelo con me e da lì è nato appunto il progetto La Scimmia Yoga. Ho creato il sito internet con i primi corsi che si potevano vedere sul sito e man mano ovviamente è andato crescendo, visto Certo. che era un tipo di insegnamento che piaceva e soprattutto, sai, in Italia ora ci sono molte scuole di yoga, ma nonostante tutto non sono così diffuse ancora sul territorio e poi soprattutto magari nelle realtà più piccole è difficile trovare una scuola che ti proponga lezioni tutti i giorni. Quindi alla fine, bene o male, anche chi va a lezione di yoga i video li guarda perché sennò non Certo. riuscirebbe a praticare tutti i giorni o magari praticare neanche nelle ore che sono quelle Sono ore classiche libero. dei corsi, esatto. E quindi ho visto che comunque è una formula che ha funzionato sempre di più, si è creata una bella comunità intorno a questo progetto e ormai sono 8 anni che Caspita, abbiamo iniziato, tantissimo. sì. Che bello. Quindi si è sviluppato, insomma, non me lo sarei aspettato. Ecco, c'è stato ovviamente molto lavoro dietro YouTube, ovviamente tu lo sai perché YouTube è un lavoro costante, anche se non sembra, la gente non se ne Esatto. accorge. Fai due video, metti la Così. telecamera, esatto, così, no? No. E invece no, c'è molto, molto, molto lavoro, però forse YouTube, credo, non è un social media YouTube, però chiamiamolo la piattaforma che preferisco, ecco, rispetto anche, non so, a Instagram o Facebook. È secondo me la cosa che ti dà più possibilità di creare e iniziando appunto magari da YouTube puoi creare e sviluppare un progetto che poi puoi Esatto. portare su una tua piattaforma, creando un tuo sito o creando degli eventi live. Insomma, YouTube dà veramente ai creators tantissime possibilità. Esatto, che non si fermano solo alla piattaforma, ti danno lo spunto e poi ti fanno anche quasi da scuola, perché lì tu impari veramente a come creare, montare, fare video e da lì poi si apre un Esatto. mondo. Basta seguire la creatività ed essere un po', diciamo, aperti dal punto di vista mentale, con voglia di fare, diciamo. Quindi è bellissima questa Certo, cosa. sì. Eh sì, e poi tu hai creato una cosa che in Italia esatto non c'era, per cui sei stata la prima a creare una cosa così, così bella, perché effettivamente in America sono più avanti in ogni cosa, diciamo, Sì. di questi settori tech, così, sono sempre più avanti. E quindi è stato bello che tu abbia comunque indirizzato questa cosa in Italia, perché giustamente, io per esempio mia mamma ha sempre fatto yoga per tutta la sua vita e adesso dice mi ritrovo in difficoltà perché appunto non posso andare a praticare niente di serio, lei lo fa Certo. una volta alla settimana così ma da tanti anni e gli ho detto guarda questo canale che così almeno puoi seguirlo. Se le avessi detto guarda un altro canale in inglese mi avrei detto no perché non capisco niente, anche se le dico devi Certo. seguire i movimenti. Però, quindi anche questa cosa l'ha aiutata molto e credo che sia una cosa molto bella. Quindi davvero, Sì, complimenti. in effetti di materiale, quando ho iniziato di materiale in inglese, ovviamente ce n'era già tantissimo. Però sì, in italiano, insomma, avendo iniziato parecchi anni fa, non c'era molta concorrenza, diciamo. Esatto. E dicevi che ti sei sposata in tante città, ma questo tuo spostamento è stato dato proprio dallo yoga, dalla pratica dello yoga, perché appunto Taiwan penso che sia significativa come città, voglio dire, non hai scelto, non so, un altro paese. No, in verità, guarda, io amo viaggiare. E il fatto anche di creare un business online è stato proprio per questo, per essere libera di continuare a viaggiare. Quindi, sia con il mio compagno precedente che con John, il mio marito, ora è sempre stata una cosa che, diciamo, invece di fare la vacanza, mi ha sempre attirato di più viaggiare, spostarmi in un posto e conoscerlo, rimanendo ovviamente un po' più a lungo. Quindi Taiwan in verità è un posto meraviglioso, che consiglio a tutti, un po' fuori dalle mete solite turistiche, però è veramente autentico come posto.
ci andammo solo per la voglia di conoscere una cultura così lontana dalla nostra, ma così meravigliosa. Quindi sia io che appunto il mio compagno all'epoca, con entrambi i due lavori che era possibile fare online, siamo riusciti a spostarci in diverse Luoghi. nazioni. Che Quello sì, quello bello. è stata una. Non vorrei chiamarla fortuna, perché sono cose che uno si Certo. cerca, si crea, no? Chiaramente. Certo. Però uno dei benefici, ecco, di lavorare online è proprio questo. Bellissimo. E secondo te, perché le persone dovrebbero affiancarsi alla pratica dello yoga? Che cosa dovrebbe, diciamo, spingere una persona ad affiancarsi? Soprattutto fa per tutti lo yoga, cioè tutti possono affiancarsi a una pratica del genere? Allora, sì, tutti possono praticare yoga assolutamente. Un grande maestro, diciamo, dei nostri tempi disse che tutti possono praticare yoga se basta saper poter respirare, quindi è veramente universale come pratica. Come ti dicevo, ci sono tantissimi stili, tantissime variazioni, quindi ognuno deve cercare la sua nicchia. Perché fare yoga? Perché è l'invito a tornare in contatto con noi stessi. Forse perché viviamo in questo tipo di società, o per nostra natura siamo così, ma ci distacchiamo dal nostro essere, dal nostro sé. E questo ci porta a sentire che manca qualcosa. Passiamo le giornate magari accumulando, seguendo la nostra Lista lista della della spesa. spesa, o creandoci degli obiettivi materiali fittizi alla fine, e rincorriamo sempre un obiettivo che sfugge. L'obiettivo spesso è la felicità o essere appagati, no? Sentirci felici, e lo identifichiamo con cose materiali. Sono felice quando potrò Compro. comprarmi, non so, quello, no? Poi ti compri quella cosa che era E l'oggetto non della sei felicità felice. ed è definita tutta la felicità. Lo yoga invece ci invita a guardare all'interno di noi stessi, perché è lì che in verità troveremo la vera sorgente della felicità. Quindi è una chiave tanto semplice quanto efficace per ritornare in contatto con noi stessi. Quindi, secondo me, è per quello che tutti dovrebbero farlo, a seconda delle loro, insomma, preferenze, ovviamente, però dovrebbe essere un momento, un istante quotidiano che tutti si ritagliano per ricentrarsi, ritrovare la vera motivazione, perché siamo talmente bombardati da mille cose che a volte perdiamo proprio l'obiettivo. Dove sto andando? Cosa sto facendo? Cosa mi serve tutta questa fatica, tutta questa magari sofferenza, eccetera, eccetera. Mi fermo, penso, rifletto e all'improvviso trovo nuovamente la direzione, una motivazione vera. Verissimo, credo che tante volte ci ritroviamo a dire ok, adesso devo fare questa cosa, poi devo fare quest'altra, ma non posso fare yoga perché cioè, neanche lo yoga mi permetterebbe di essere tranquillo dato che ho questo problema, questo problema, questo problema, per dire, no? Oppure c'è Certo. questo giorno che succede una cosa particolare, allora sono particolarmente felice, però il giorno dopo cambia già tutto. E invece proprio tramite lo yoga uno trova quella serenità, quella felicità. Io la chiamo un po' la gioia interiore, che è una cosa che persiste sempre, indipendentemente dal fatto che sia un periodo positivo, che sia un periodo negativo, no? E a volte magari cresce anche nei periodi più difficili, in cui ritroviamo alcune dinamiche, ma sempre dentro noi stessi. Quindi credo che non ci sia il bisogno di aspettare il momento giusto per fare Esatto. yoga, quindi in quel momento sarò pronto per essere felice. In realtà bisogna subito farlo in modo tale da trovare proprio dentro di noi questa felicità. Quindi credo che sia molto importante questa cosa. E Certo. vai, vai. No, volevo solo aggiungere una cosa per quello che hai detto. Noi siamo abituati all'idea della pillola, ok? Quindi non mi curo, non mi prendo cura di me stessa.
tanto nel momento in cui sarò malato, basta che prendo una pillola e torno di nuovo sano, ok? No, l'idea è l'opposto, quindi mi prendo cura di me tutti i giorni in modo tale da non ammalarmi. Esatto. Quindi mi prendo cura della mia felicità tutti i giorni in modo tale da non entrare in crisi. Quindi Esatto, che poi dopo sì. diventano dei circoli viziosi che in realtà poi non è difficile tornare appunto sani, non una pillola poi non Esatto. basta, no? Vabbè, poi questo è un discorso ampio di medicine che sì, insomma, vabbè. E, nello specifico, dato che appunto io sono una ballerina, quindi secondo te tu consiglieresti lo yoga per le ballerine? Sì, perché lo consigli a tutti. Nello specifico per le ballerine, secondo te potrebbe proprio essere utile oltre che a trovare se stessi anche proprio dal punto di vista fisico, quindi magari per l'elasticità, per l'equilibrio, non so cosa consigli? Guarda, sicuramente come da affiancare alla preparazione, diciamo, partiamo dalla parte prettamente fisica, sicuramente affiancare la pratica dello yoga alla preparazione che già fai, già fate, è importante. Ovviamente, essendo come per tutti, scusa, dico sportivi, però cioè nel Sì, sì, senso le sì. persone che comunque... è importante che la pratica dello yoga sia mirata. Faccio un esempio, se io ho una persona che è un runner e vuole fare yoga, va benissimo, però devo magari fargli evitare determinate posizioni che vanno a allungare troppo, non so, i tendini delle caviglie o devo stare particolarmente attenta alle ginocchia, quindi la pratica va adeguata per quello che è lo sport, l'attività fisica Certo. che si fa. Però è sicuramente non lo dico solo io, moltissime anche grandi squadre americane, sempre per tornare al discorso di prima. Ovviamente. Esatto, anche di insomma, serie professionisti, ecco, hanno inserito la pratica dello yoga per gli atleti. Quindi su quello diciamo non c'è dubbio, ci sono molte ricerche mediche e scientifiche a riguardo, quindi quello non c'è dubbio. Per quanto riguarda invece l'aspetto più psicologico, anche questo è una cosa che consiglio a tutti, soprattutto alle persone che diciamo, devono competere. Okay, lo so che la danza non è una gara, però Però comunque c'è c'è molta competizione. competizione, sì, poi dipende dall'ambiente, però anche che sia Certo, sana, sì. ovviamente c'è comunque competizione, anche semplicemente senza rivolgersi agli altri per competere, ma dentro se stessi c'è quotidiana competizione, nel senso per Esatto. cercare di migliorarsi, per cercare di fare quel passo in più di migliorare ogni giorno, quindi c'è sempre. Certo. Diciamo che una sana energia che ti stimola a migliorare, ad andare avanti, a dare il meglio di te, quella è positiva. Come tutte le cose, ovviamente serve l'equilibrio, quindi non ascoltare più il proprio corpo e andare oltre, quello sappiamo che non ci fa bene, però lo facciamo lo stesso. Quindi che sia la competizione, perché l'ambiente è competitivo, che sia una competizione che noi creiamo per noi stessi. Lo yoga ci aiuta a tornare ad ascoltare il nostro corpo, nel senso di tornare a volerci bene, tornare a capire per quale motivo, qual è la motivazione di base che è alla base di tutte le nostre scelte. Siamo competitivi perché abbiamo paura di essere messi da parte, siamo competitivi perché abbiamo sempre paura di non essere abbastanza. O siamo competitivi per l'amore della danza, per l'amore del dare il nostro meglio per ad esempio tutta la compagnia. Quindi lo yoga ci mette uno specchio davanti e ci dice ok, con sincerità guardati a questo specchio e cerca di capire per quale motivo stai facendo quello che fai, prendi queste decisioni. Ed è un viaggio, è veramente una cosa che
ci può aiutare tra l'altro in tutte le fasi della nostra vita, che siamo all'inizio della nostra carriera, che siamo all'apice della nostra carriera o che magari stiamo cambiando la nostra carriera, no? Quindi è veramente un compagno che prima lo conosciamo e più ci aiuterà durante la vita sicuramente. Bene, ti ringrazio veramente tantissimo per tutte queste riflessioni, questi suggerimenti che ci hai dato, per averci fatto scoprire un pochino di più nel profondo lo yoga e anche ovviamente la tua persona come insegnante, come ti sei approcciata a questa pratica. Quindi ti ringrazio veramente tantissimo e spero di poter essere stata utile a tutte le persone che mi seguono, portando appunto le tue riflessioni, le tue parole sul mio canale. Grazie mille. Grazie a te.